Io sono team zeppole fritte, ve lo dico. Zeppole al forno non mi avrete mai. Non le possiamo chiamare zeppoline, sono delle zeppolone. Oggi prepariamo per la festa del papà le zeppole di San Giuseppe. Totale territorio di Nonna Rosa, quindi era la classica ricetta che noi ricevevamo a casa con il globo della nonna. Partiamo dalla preparazione della crema con le uova. Per questa ricetta utilizziamo solo i tuorli. Lo zucchero. E iniziamo a lavorare ben bene. Aggiungiamo anche la farina. Voilà. Continuiamo a lavorare. E adesso versiamo il latte ben caldo, mi raccomando. Adesso aggiungiamo una scorza di limone e poi andiamo sul fuoco e con tanta pazienza continuiamo a mescolare ininterrottamente. Quanto deve andare? È una domanda sbagliata, ok? Non si fanno queste domande. Se vi fate queste domande non vi mettete in cucina. Dovete stare, la dovete guardare, la dovete convincere. A un certo punto, come la vita, si metterà a posto. Certo è che se mettete il latte caldo già vi siete dati una mano, come dire. Già vi siete tolti almeno 10 minuti. Belli miei, la crema è fatta. Ricordiamoci di rimuovere la scorza di limone. Guarda che bel colore. Guarda che meraviglia. Allora ragazzi, crema fatta, la stiamo facendo riposare, passiamo all'impasto. Dobbiamo partire dalla combo burro e acqua. Versiamo il burro in un pentolino. Una volta sciolto il burro, aggiungiamo l'acqua. Insieme all'acqua, ragazzi, aggiungiamo anche un pizzichino di sale, solo un pizzichino. Aggiungiamo la farina poco alla volta. In sostanza, ragazzi, dovete girare fin quando il composto non si stacca bene dai bordi della pentola. Ci spostiamo via dal fuoco e prima di inserire le uova aspettiamo insomma un paio di minuti che il composto si raffreddi un po'. Partiamo! Ok, lavoriamo e lasciamo tempo alle uova di incorporarsi una per volta. Il mio consiglio è di tenervi un parente a portata di mano. Quando ritorniamo a questo livello possiamo andare col secondo, non prima. Vedrete che adesso si slegherà di nuovo. E noi non molliamo! E l'ultimo. Io qua ad incorporare un uovo alla volta e loro a prendersi il caffè. Ma ce l'abbiamo fatta. Guarda qua. Questa è la consistenza, ragazzi. Ho messo l'impasto in una sacca poche con beccuccio da 12 mm. Adesso siamo pronti per friggere, facciamo delle ciambelline da circa 6-7 cm con un buco al centro chiaramente in modo tale da avere lo spazio poi per adagiare la crema. E andiamo in frittura. Come vedete mi sono preparata dei quadratini di carta da forno che ci aiuteranno poi a friggere le zeppole senza insomma paura che si attacchino e tutto il resto. E le friggiamo a circa 165 gradi, non di più perché chiaramente non si devono scurire troppo in fretta e devono avere tempo di cuocersi bene. Adesso gli lasciamo un 10-20 secondi, appena vediamo che il foglio si stacca dalla zeppola, lo peschiamo e lo togliamo via. E voilà! Mi raccomando ragazzi, come in ogni frittura, irroriamoli un po'. Ho scelto il giorno giusto per lavarmi i capelli comunque. Deve essere una frittura un po' lentina, non troppo violenta, proprio perché devono avere tempo di gonfiarsi, di cuocersi ben bene all'interno, non devono subito diventare dorate, altrimenti poi dentro sarebbe tutto troppo crudo. Sai tipo quando inizi, ti siedi il 24 sera al cenone di Natale e ti rialzi il 26? Che dici, ma com'è successo? Bene, scoliamo le ultime e siamo pronti per guarnirle. Voilà!
Siamo pronti. Abbiamo le zeppole ben tamponate. Abbiamo la crema. Ci manca soltanto di impiattare e finire con la ciliegina sulla torta, che in questo caso è una marinina. Allora, mettiamo le nostre che poi non le possiamo chiamare zeppoline, sono delle zeppolone. E andiamo con la cremina. Oh, sì. Voilà. Da notare che io me ne sono preparata una per me, per non rovinare l'impiattamento. Zucchero a velo, anche un po' per me, chiaramente. Un po' per tutti. Il tocco finale. Papi, guarda che sbatti che mi sono fatta per te. E sono pronta. Mi sporcherò, ve lo preavviso. Ragazzi, io sono team zeppole fritte, ve lo dico. Zeppole al forno non mi avrete mai. Buonissima. Papi, auguri, auguri a tutti papà. Alla prossima.